La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Oggi ci sta un lavoro grande, anche di recupero anche di quest'ultima parte. Quindi recuperiamo la pianta, l'olio essenziale, l'acqua, ma pochi posti, anzi qui da noi nessuno ha veramente i resti di quella che era una vera e propria industria. E questo secondo me è un aspetto veramente interessante. Grazie a Iravera, grazie a Iravera. E grazie a chi ha recuperato questa cosa, ci sta lavorando, ce la racconta. Solo Vito. Vito. E basta. Io conoscevo la lavanda del Cilento, se ne parlava, ma nessuno mi aveva mai detto che ci stava tutta questa storia. Quando l'ho conosciuta l'ho trovata bellissima. Pochi ce l'hanno. Bene, grazie. Poco. Procediamo nella visita della vasca, sì. Poi andremo alla volta dell'inghiottito di Vallivona. Grazie ancora, professoressa De Falco. Grazie. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Il nostro formaggio avrà il sapore della lavanda. Grazie Giuseppe, un applauso a Giuseppe Vincenzo.